Ciao! Ciao! Io sono Yurokai e oggi giochiamo se a Supermarket Simulator. Allora ragazzi, avete una gran fortuna, primo perché nell'ultimo episodio ho avuto più like di tutti gli altri episodi. Secondo, hanno fatto l'aggiornamento, ragazzi. Abbiamo gli scaffalisti, o come si chiamano. Andiamo qua su assunzione, possiamo assumere un rifornitore. Salario giornaliero 90. Questo si piglia più del cassiere. Prendiamolo. Ha tolto 100 e dobbiamo, a questo punto ragazzi, dobbiamo svilupparci il magazzino. Io prenderei questo. Sezione 4 ce la prendiamo pure. Vai pure la 5, dai. Restiamo con 1000. Ok, ci abbiamo la porta aperta. Allora, centro. Oh, guardalo. Che brutte scamma. Che cazzo è l'ingegnere che ha fatto sta roba? Ci metteremo dei vigili. 1000 vigili, sì, sì, certo. Che dirigono la cosa. E poi galleggia. Pensavo, visto che abbiamo ora lo scaffalista, noi dovremmo sbatterci abbastanza di meno, quindi potremmo anche iniziare a calare i prezzi. E per sbattermi sempre di meno potrei iniziare a fare i corridoi, ragazzi, e fare un intero scaffale solo per un singolo prodotto. Quindi comprare tanti scaffali e mettere uno solo per la maionese, uno solo per le patate, uno solo per l'olio, uno solo per il pane, bla bla bla. Ma che cazzo dici? Avete capito? Quindi intanto togliamo questo qua, lo mettiamo un attimo qua, ragazzi. Prima, non starteremo oggi subito la giornata. Allora, questo è il nostro magazzino. Qua è... ci stanno gli scaffali, iniziamo a piazzarli. Piazziamoli. Il primo lo mettiamo qua. Siamo rimasti senza soldi, però. Quindi facciamo una cosa, vediamo. Non ho idea di come funzioni. Quindi questo, ad esempio, lo mettiamo qui. Funziona così. Cioè, non capisco in base a cosa ora andranno a prendere questi robi. Questo lo mettiamo noi. Le Coca-Cola le mettiamo. Siamo qua. Secondo, dobbiamo fare spazio, ragazzi. Ed è brutto che le persone guardano le nostre cose, quanto puoi dire, le nostre bollette, i nostri salari. Questo, raga, vediamo se ce lo fa spostare. Sì, raga, ce lo fa spostare. Bene, allora lo piazzeremo qua. Perfetto, da qui facciamo i nostri ordini. Sì, così abbiamo anche più spazio. Allora, io uno l'ho assunto, però non è che... Forse c'è solo quando apre il negozio. Dobbiamo cambiare un po' di cose. Allora, inizierei a fare una fila di qua, di sti robi qua. Quindi tipo questo, ora lo prendo. Che però non li vedo proprio. Potrei fare una fila per così. Ok, un attimo di concentrazione. Questo lo mettiamo qua. Posto un po' tutto, voglio fare una cosa. Allora, partiamo da qui. Anche se poi ci compriamo la stanza e qua si cambierà tutto. Ma va bene, mettiamo questo qua. Poi iniziamo a metterli così, raga. Esatto, ci dovrebbero passare. Dobbiamo comprare tanti tanti scaffali. Questo io lo mettiamo affiancato. Così, esatto, inizieremo a farli così. Questo lo ruotiamo, glielo mettiamo così. Perfetto, questo io lo schioppiamo qua. Sì, non vedo altra soluzione. Io riso, questo lo mettiamo qui. Solo che così facendo tutti questi li devo spostare. Dove li metto? Potrei metterli qua e sposto le casse. Ma le casse dove le metto? Raga, ci dobbiamo allargare, ma non ho i soldi per niente adesso. Allora, questo intanto lo togliamo, lo mettiamo. Dovrei contarmi tipo 3 piastrelle del parquet. Ok, 3 di spazio. Sì, più o meno c'è lo stesso spazio. Poi prendiamo questo, lo piazziamo qua. Prendiamo questo, saliamo su un coso, lo mettiamo qua. Abbiamo detto 3 mattonelle all'incirca qui. Questo di qua lo togliamo. Sono comparsi anche i disegnini dei prodotti accanto al prezzo. Forse serve per gli scaffalisti, per capire dove andare a mettere la roba. Ok, sì, così, raga. Così, ora tirerò le file verso di qua. Ormai ci completiamo la parete. Questo, raga, lo piazziamo. Raga, mi resta un po' di spazio. Forse dovevo partire da qui, cazzarola. Sì, dovevo partire da qua. Che là poi ci allarghiamo. Devo rifare tutto. 5 minutes later. Ok, ripartiamo da destra. Qui, ok. Questo mi è rimasto un po' così, ma poi ce lo sistemiamo meglio dopo. Devo spostare quelli, li metterò tutti qua. Sì, che sono bassi. Allora, iniziamo con quelli delle pizze. Partiamo da qua. Pure qua ci mette frigoriferi. Ok, i polli. Dovrei partire da là sotto. Vediamo questo. Sì, è un po' un casino quando te lo devi risistemare tutto, però. Speriamo che loro prendano anche quelli da terra. L'ultimo. Ok, lo giriamo, lo piazziamo qui.
Perfetto, qua tutta la fila dei frigoriferi, dei freezer, e adesso devo sistemarmi i frigoriferi. Uno ce lo mettiamo qua, questo ce lo mettiamo qua al momento, perfetto. E gli altri li lasciamo così, ragazzi, ok? Startiamo la giornata e vediamo che... Ah, è qua Jonathan, ciao bro, hai fatto il filler alle labbra, le sopracciglia, è un tipo molto curato. Ma quindi scusami, io che. Come ti ordino di posizionare la merce? Come. È entrato già un cliente, io non l'ho visto entrare, non so da dove sia entrato. No, vedi, non funziona. No, non mi dire che è l'ennesima fregatura. Ah, forse lo devo chiudere. FG. Chiudi. Non lo so. C, chiudi. Johnny? Forse li devo ordinare e lasciare a terra. Ok, proviamo. Dov'è il computer? Di qua. Allora, ordiniamo. Vai via di qua, mercato. Questi, vai. Vediamo se fa qualcosa. Sono arrivati i pacchi. Johnny, i pacchi. I pacchi, cazzo, io ti pago $100 al giorno. Porca puttana, ragazzi. L'ennesima fregatura. Come cazzo si usano questi ora? Ok, paga con la carta. Ragazzi, se io mi blocco appresso a lui, qua falliamo, ragazzi, qua falliamo. Cosa devo fare? Fatemi vedere se qua c'è qualche opzione. Ok, banca, no. Gestione, licenza. Oh, io lo licenzio a questo. Madonna, le tasse da pagare. Ma dove siamo senza soldi? Siamo rimasti senza soldi. Johnny non lavora, ragazzi. 49.5, vai. Johnny, non mi fare questo, non mi lasciare così che vado in bancarotta, cazzo, muoviti. Forse, aspettate, salviamo, devo provare a riavviare il gioco? Ci proviamo, magari si è buggato lui? Ma cazzo funziona sta roba? Tiè, Johnny, te lo metto, porco due. Ragazzi, provo a riavviare. 20 minutes later. Ok, ragazzi, ho capito, non mi comparivano i cartellini, io li posavo con la G, quando invece io dovevo direttamente cliccare qui, e lui li mette, ci mette qua la cosa. E li vanno a posizionare dove cazzo dicono loro. Quindi adesso mi farò delle file solo per... Allora, ci dobbiamo comprare altre robe. Non so perché sono partito male così. Allora, compriamoci due scaffali. Vai, costano 400. Allora, uno ce lo mettiamo qui. Un altro, no, questo è un coso che mi ero comprato. Ce lo mettiamo qua. Perfetto. Ora vi faccio vedere. E lui si sposta adesso che ci sono le sigle là. Allora, quest'altro lo mettiamo qui al momento. E faremo una cosa, guardate. Allora, dov'è il computer? Mi devo abituare. Allora, prodotti 1, 2, 3. Inizierò dai primi prodotti e piano piano, uno alla volta, andrò fino a giù. Me li comprerò a scatafascio, ragazzi. E farò un solo ripiano per tutto. Tipo, qui metto solo la farina, raga. Una qua. Non qua, cioè qua tutto è che ne devo comprare tante, ragazzi. Poi il pane invece lo mettiamo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vabbè, andiamo a scassare. E di questi che compro, che inizierò a fare doppioni, raga, inizia ad abbassare i prezzi. Tanto ci stanno loro che smerciano, ragazzi. Allora, posso comprarmi altri scaffali. Allora, farei anche, aspettate, questi ne compriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi un altro scaffale, 500, restiamo con 500, pazienza. Inizieremo a finire la merce perché non posso sdoppiare tutta la merce. Però ripartiremo quasi da capo, ma andremo a go-go, venderemo come i pazzi. Questo qua, qua ci andranno i cereali, ok. Poi c'è un posto dove io invece li tengo, dove li tenevo nel reparto vecchio, dove cazzo sta qui. C'era che c'è da confondere, non li trovavo. Questo è finito dall'altra parte della strada. Piazziamo anche questo. Lo mettiamo qui. Faremo grandi cose. Io devo dare solo l'ordine dove mettere i primi. Qua vai così. Poi altra farina la mettiamo qua. Altro pane lo mettiamo qua. E io le dovrei riempire a tappo queste qua. Pane lo rimettiamo qua. Cereali. Ok, allora facciamo altri ordini. Compro sempre questi prodotti, raga. 3, 4, 6. Questa. Loro però da qui non li mettono in magazzino. Vabbè, questo lo devo fare io. Vediamo se lui esatto, lui già parte. Ok, io li metto, lui li posiziona e ci dividiamo il lavoro. Diventeremo grandi amici io e lui. Questo lo schioppi qua. Quest'altro forse dovrei entrare direttamente da là. Lo schioppi qua. Questo io li posso mettere anche a caso, tanto.
la farina, la metti là e lui non si ferma mai. Vai, no, direi che possiamo startare, ragazzi. Aspettate, no. Abbassiamo un po' i prezzi ora, perché sennò non la vendiamo sta merce. Questa la vende a 3,80, noi la vendiamo a 4,8. Ci facciamo 4 euro in più. Ritorniamo un po', non dico i prezzi normali, però li abbassiamo un po'. Questo lo vende a 5, noi lo vendiamo a 6,5. Questo lo vende a 9, noi lo mettiamo a 9. E si parte. Mi manca tanta merce, ma anzi me ne mancherà sempre di più, ma non posso farci nulla senza soldi. Inizieremo a farci soldi con farina, pane e cereali, come nel primo episodio. E compriamo quello che possiamo, tipo salmone e carne, prendiamola. Ritornare qua ogni volta però è un po'... non so se lasciarlo qua al computer. Salmone, carne, 320, già abbiamo finito i soldi. Ok, quindi io la posiziono qua e ci pensa Johnny Caro. E io posso anche stare alla cassa senza problemi. E in questo momento allora compro. Ok, serviamo Francesco qua, l'ingegnere Filippi. Vai, un euro di resto. A lei, salve. Che bello questo aggiornamento, che bello. Ero io che non riuscivo a farlo partire, però alla fine ce l'ho fatta. Allora, io comprerei ancora... cioè mi assumerei un altro tizio, però non ho come pagarlo. Ora, come giusto dovremmo iniziare a vedere gente che compra farina e pane e cereali come dei pazzi. Ma non pare che nessuno li sta comprando. Compriamo roba, la roba quella altissima, ma va bene. Ora, il prossimo sarà prendere un altro di questo, un altro scaffale, e riempirlo di... qua da me non viene nessuno, ragazzi, per la prima volta sono rimasto senza niente da fare, perché non posso comprare. Sì, lo abbasserò, anzi abbassiamolo già ora. Questo è 3,39, lo mettiamo a 5. Sì, l'ho appena abbassato, Johnny, riguardalo. Niente. Ah, lui qua me lo mette il pane, che è un piacere, ce ne vorrebbe un altro di lui. Ok, tra qualche giorno magari. Allora, 78, già questo è un bel... ok, siamo a 600, vai. Io mi faccio l'ordine. Ok, ordine. Vai, piano piano. Ora iniziamo a comprare scaffali e prodotti basici. Scaffali e prodotti basici. Questo lo metto. Vai, sono dei signori alla casa. Vedi, questo sta prendendo il pane. Non costa più 100 dollari al chilo. 53. Quando non stiamo alla cassa, sistemiamo il supermarket. Ok, quindi andiamo a mettere l'olio in questo nuovo. Lo togliamo da qua. Abbiamo già abbassato di prezzo. Arrivo. Poi mettiamo lui è fermo perché giustamente questo qua dovrebbe partire. Partito? Certo, non corre, se la fa con molta calma, però vabbè. È sempre un aiuto in più. 112. Lasciamoci un margine per poter... signora, ma così mi svuota, per poter pagare le tasse. 121,7. Stiamo facendo i soldi, ragazzi, ve li ho appena rifiniti. Prendiamo l'olio, lo rimettiamo qua, così lui parte. Io gli devo caricare, se no lui si ferma. Poi prendiamo questo, lo mettiamo qui. Grandi investimenti oggi, no? L'ho messo un po' storto. Aspetta. Faccio pagare qua Giorgio. Ma lui è nuovo, non l'abbiamo mai visto lui. No, sì, è nuovo. Complimenti per il naso. Allora, qual era quello storto che avevo messo? Perché non me lo mette? 46,7. Giorgio, di nuovo? Sei indeciso? Ti sei confuso? Ti sei scordato qualcosa? Ok, andiamo a posare l'olio. Allora, quindi qua abbiamo farina e si sta già finendo olio. Pane, devo comprare farina e olio. Peccato che non la va a prendere da terra. Farina, olio, farina e pasta. Sta diventando notte. Non hanno messo la luce nel magazzino. Nel magazzino si resta al buio. Cioè la parte dove uno dovrebbe vedere meglio le cose. Ma questo che carne. Ok, olio. Gliele poggio un attimo, signore, arrivo. Farina, se no il ragazzo qua non mi lavora. Poi la pasta. No, la pasta no. Devo decidere io ancora dove metterla. La pasta qui. Arrivo signore, arrivo. Di corsa anche qui. Andiamo. Guarda questo. Panna e patatine. Ok, 70.
mi sto iniziando. Però da un lato è meglio che mi svuoti il negozio, così mi restano gli scaffali vuoti, quelli dove dovrò rimettere la merce, non, e mi incasino di meno. Pazienza, non venderemo la maggior parte dei prodotti per un po', ma piano piano. 17.8, c'è una manovra di reinventario. Signore, che fa? Gli affari cade il posto, suo fratello. Con la carta 12. Ok, buoni, vero? Vai, perfetto. Ok, mettiamo questa qua. Come siamo messi? Farina. Sì, sta facendo il suo lavoro. La signora in blu assomiglia. No, no, raga, no, non ve lo posso dire. Alcuni di voi lo sapranno. Ora decidiamo dove mettere la pasta. Questa qua che abbiamo preso, la mettiamo. Allora, qua abbiamo detto, questo vuoto, questo, me ne serve uno intero vuoto, questo. E guarda, tutte le paste lui le schioppa là. Compriamo altra. Abbiamo 2000, raga. Aspetta, ora facciamo un sacco di roba. 1, 2, 3. Cereali, olio. Questo. Perché ste robe comunque, ragazzi, costano un cazzo. Easy. Allora. Clienti non ce ne sono più. Finiamo il giorno. Prodotti troppo costosi 112. Già siamo scesi, ragazzi, perché erano 134. Se vi ricordate gli altri giorni, sui 130 comunque, sì. Allora, visto che abbiamo già 2000, raga, ma si viaggia. Acquistiamo. Dobbiamo prendere anche un altro scaffale e pagare le bollette e vedere quanto ci rimane. Arredamento. Un altro scaffale. Acquista, gestione, fatture. Minchia, se paghiamo un sacco di bollette, raga, ma ne paghiamo un sacco. Cioè, tra bollette e stipendi iniziano ad essere assai. Allora, questo lo mettiamo. Vabbè, mettiamolo qua a vuoto al momento. Ne ho presi due, convinto di entrarci. Ok, dobbiamo spostare le casse. Tanto lo spazio ce l'abbiamo. Insomma, raga, insomma, che ce l'abbiamo. Mettiamola. E basta, più avanti di così non andiamo, ragazzi, perché già stiamo ingombrando troppo spazio. Anche se forse no, sono esagerato, non dovevo metterli qua. Per adesso li lasciamo così, tanto si possono spostare pure con la merce. Poi mettiamo. Sì, la pasta l'avevo detto qua. Siamo qua. Ok. Sì, molto meglio, ragazzi, questo lo possiamo qua. Devo solo passare dalla strada allo scaffale. Ok. Dobbiamo abbassare il prezzo della pasta questa qui, che sta a 5,20, 3,70, 4,70, 5,20, la possiamo lasciare così. Mi hanno finito le birre, la vodka. Ah, qua ce n'è un'altra. No, non me la mettere qua, non me la mettere qua. I primi disguidi col nostro dipendente, appena arrivato. Ok, qua la pasta non ci deve essere più. Allora, ci restano 1000. Io farei ordine a gogo. Dopo la pasta, ragazzi, veniva lo zucchero. Ci compriamo 1, 2, 3, 4, 5 di zucchero. 1, 2, 3. No, è il formaggio. 1, 2, 3. Non possiamo. Poi. Acquisto. Ok, per fortuna costano poco queste robe. Allora, devo trovarmi un frigo vuoto. Questo è quasi vuoto. Oppure me ne compro un altro, ma che cazzo me ne frega a me. Sì, compriamoci un altro frigo. Arredamento. Frigo B. Compra. Ci devo mettere uno solo acqua e uno solo formaggio, quindi vediamo se qua ci entra. Maledetti, per un centimetro non ci entra. Facciamo così, togliamo sto scatolo. Che sono qua patatine? Il resto solo posa lui. Io non ne voglio più sapere. Zucchero, ti è qua. Mettilo qui. Zucchero, altro zucchero. Riempi tutto, Johnny. Ce ne dovremmo comprare anche un altro poi dopo, quando continueremo a incassare. Mi sbriga la metà del lavoro. È ottima questa cosa. Much, much, much later. E apriamo il negozio, ragazzi, sono contentissimo. Anche sta cassa è storta, però raga, ora sistemiamo tutto piano 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 piano. Siamo rimasti con 15 dollari. Ci compreremo la città, città. Allora, l'acqua la mettiamo a un valore quasi normale, era più del doppio qua, la mettiamo a 3,7. La gente è un po' confusa, dice, ma durante la notte è cambiato tutto? Sì, guarda già l'acqua.
Dopo avere le bollette di oggi, paghiamo intorno ai $500 al giorno tra bollette e stipendi. Sono un sacco, raga. 500. Infatti adesso un attimo mi fermo e spero di arrivare a, almeno a 1.500, così paghiamo gli stipendi, le bollette e facciamo la scorta di altri due prodotti almeno, che riempiamo due scaffali interi. L'ultima birra se l'ha aggiudicata il signor Borlotti. Non ce n'è più, ragazzi, non venderemo birra per un mese. Lui sta andando alla grande con prodotti nuovi. Stiamo guadagnando abbastanza, anche perché spendiamo poco in in prodotti. Gianni, quanto sei veloce tu? Sì, no, no, ce ne stanno altre due birre. Mi hanno finito la vodka. 5 minutes later. Ok, la giornata sta finendo. Salviamo il signore. Ci vorrà un sacco di tempo per rimetterci al pieno regime, come dico io, con ogni prodotto su scaffale. Secondo di lui però dobbiamo acquistare altri 4 scaffali, vero? Ok, no. Ok, terminiamo la giornata. Fatture. Allora, compreremo. I prossimi prodotti sono 1, 2, 3, 4. Ce ne sono 5, mi pare. Caffè. 1, 2, 3, 4, 5 di tè. Caffè lo mettiamo qui e togliamo questo da qua. Uno ciascuno. Perfetto, e restiamo con 5,60. Io comprerei un altro prodotto, che sarebbe il latte e le uova. Dovremmo prendere o il burro di arachidi e un altro frigorifero. Perfetto, non ho dove mettermelo questo. Mettiamolo qua così al momento, ci sta. Sì, dietro, sì, ci sta. Il latte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 122 e startiamo. Devo cambiare il prezzo del latte. 3,50, no vabbè. E là, l'acqua, ragazzi, non se la ancora, non costa troppo? Dai, è solo un dollaro in più, meno di un dollaro. Mettiamola a 3,3. Vediamo se cambia qualcosa. Ci arriveremo. E nessuno, cioè, da un supermercato di lusso ritorniamo indietro, metteremo prezzi normali, avremo 5 filippini come 5 Jonathan che ci aiuteranno a mettere la merce negli scaffali. Noi saremo molto molto appoggiati e ce la vivremo meglio. Per il resto io vi saluto, ci vediamo nel prossimo episodio, se lasciate tanti like, altrimenti questo è l'ultimo episodio che vedrete. A presto e ciao. The Eurocard.